Assessore, in cosa consiste questa manifestazione siderale il 10 maggio? Praticamente la valorizzazione del nostro territorio, di tutto ciò che viene offerto nei nostri mercati ortofrutticoli del territorio. Infatti avremo la possibilità di conoscere gli alimenti che vengono portati dalla tenuta del Gatto Puzzo, dall'Università Agraria e quindi la valorizzazione proprio di tutto ciò che appartiene alla filiera, alla nostra filiera, per valorizzarla. Ci sarà anche per esempio la partecipazione della Coldiretti, assolutamente, ma anche delle terre del vino, quindi una partecipazione sinergica che porterà insomma, credo, degli ottimi frutti per tutti. Come sempre, l'Istituto Alveghiero è in prima fila per le manifestazioni che coinvolgono tanti enti e associazioni. Si parla di cibo, quindi sicuramente il nostro istituto Stendhal e in particolare il nostro istituto alberghiero non poteva mancare, anzi diciamo che siamo fortunatamente tra gli attori protagonisti di questa giornata del 10 maggio a tavola col produttore. Sarà una bella festa, sicuramente una grande festa che conclude quest'anno in modo speciale il nostro progetto Ambiente e Territorio. Allora, tra gli organizzatori appunto dell'azienda Gattopuzzo, Stefano De Paolis, il percorso del progetto, com'è nata questa idea? Un percorso che è ormai importante, un percorso che ha 3 anni, che chiaramente è di supporto all'azione formativa presso tutte le scuole, chiaramente. Devo dire, ecco, un ringraziamento particolare a tutti i dirigenti scolastici che stanno accogliendo di buona leva questa opportunità da parte dell'azienda agricola di promuovere la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti, della sua storia e quant'altro, chiaramente in linea con la multifunzionalità agricola, questa attività importante che oggi è data da fare alla nuova, diciamo, impresa agricola, un'impresa che chiaramente pone fortemente le sue attenzioni alle future generazioni, quindi dialoga con i più piccoli, facendogli vedere come si coltiva, così come con quelli più grandi nell'andare a dialogare l'importanza di una sana e corretta alimentazione. La manifestazione che si terrà il 10 maggio, in che modo parteciperete? Allora, io rappresento in questo momento l'Università Agraria di Tarquinia, il presidente Sergio Borzacchi che ringrazia per l'invito e noi siamo molto contenti di partecipare a questa iniziativa perché comunque Tarquinia per l'80 il 90% dell'economia gira per l'appunto intorno all'agricoltura, quindi abbiamo numerose eccellenze nel territorio, prodotti tipici molto importanti a partire dai vini, al ferlengo, l'asparago, quindi diciamo che porteremo qualche prodotto tipico in occasione di questo evento.